Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale ragazzi. Come ben sapete ogni domenica vi faccio uscire un'esplorazione. Mi vado a imbriccare da tutte le parti, raga, castelli, tunnel, demolitori, case abbandonate, più ne ha più ne metta. Quindi, cosa dire? Che a sto giro ragazzi, questa domenica l'esplorazione non è andata a buon fine. Quindi iniziamo con il video. Vediamo la differenza poi a casa, già facciamo dei test, tenendola con le mani. Allora, ce l'abbiamo un bastone da infilarci in qualche maniera. Andiamo poi a prendere, no, non abbiamo il bastone, così. E comunque la farina corto. Vabbè, intanto saliamo, tanto. Cioè. Allora, benvenuti ragazzi in questo nuovo video dal Cogna. Qui siamo. Stiamo facendo una beata minchia. Allora, in poche parole, volevamo andare a fare qualcosa per voi oggi. Ma il tempo è una merda. In più ha piovuto prima. Ha piovuto, volevamo andare a fare un castello. Non è nelle condizioni. Perché in realtà forse potevamo anche andarci, non si sa. Ma vedremo. Che c'è? Sono cagato addosso. Che c'è? Cosa c'è? Ragazzi, qui potremmo trovare dai cinghiali a gatti, a volpi. Morti anche. Morti. Ah, qua sotto cosa c'è? Raga, visto muoversi qualcosa laggiù, non c'è un cazzo. Laggiù c'è la riserva di quella roba che ti ho detto. Andiamo a vedere. E qui, specialmente qua, c'è la possibilità di trovare i miei amici. L'ultima volta erano là sotto che la famiglia intera c'era. Che cazzo di tendopoli è quella, scusa? Abitata? Non lo so, ma vediamo. Sì. A questo punto, ragazzi, cos'altro dire? Siccome questa esplorazione non è andata bene, non andrà bene, capirete perché, ragazzi. Vi voglio spiegare così, face to face, dove cazzo stavamo andando, raga. Praticamente stavamo andando in cima, lì sopra, dove c'era una vecchia polveriera, ragazzi. Che non sapevamo se era chiusa, non sapevamo se era aperta, ci hanno dato questa dritta, stavamo andando a guardare. Ovviamente, per arrivarci bisognava fare un pezzo di strada a piedi, raga. E il disastro, il degrado di questi cantieri buttati a morire, raga, guarda, una cosa oscena. Quindi lo scopo era andare a visitare questa polveriera. La polveriera son dei posti, dei castelli, dei ruderi ormai, dove tenevano armi e munizioni per la guerra, in tempi di guerra. Continuiamo con il video. Cosa? Tanto che non ci venivi. Qua non ci sono mai entrato, penso. Mi sono sempre fermato prima. Oh, che muraglione strano che c'è qua. Ah, ma qua sotto ci sono tutti i rifiuti. Qua sotto. Oh! Ma questo è un ponte! Che cazzo ne sapevo io di sto posto qua? Qua cosa c'è? Questo che cazzo è? Non ho mai capito se è abitata o no. Cos'è? Ci vedo io, sono qualcosa. Guarda, è un tappo come in aria. Di qua lo vedo. Vedi? È proprio una casa questa. No, è chiuso. No, è chiuso, però vedi. Qua ci venga qualcuno. C'è qualcosa. Vietato, divieto di caccia, qua c'è scritto. Mi farei un giro io dentro a quei cazzo di cosi. Sono troppo curioso di capire che cosa c'è lì dentro. Questo va su, eh.
Cos'è? Niente, è chiuso. Dobbiamo andare a vedere di dentro. Oh, c'è la barca. C'è un cazzo qua. Guarda che belle queste rocce. Strane, eh? Ma l'ho scavate apposta. Una volta non c'erano manco piste. Questo qua mi sa che si è comprato un pezzo di terreno, eh. Questo è aperto, ma c'è gente, eh? Poi questo pezzo è sorvegliato. Cos'è quell'affare lì sopra? Che gira. Bisognerebbe andare a capire cos'è quell'affare, sai? La sta buttando giù il tipo, la starà ristrutturando? Chi lo sa, che cazzo c'era qua? Sono casette queste. Aia, cancelli. Ci sono mai venuto io fino a qua, eh? Ma giù ci sono i cancelli, quello che va giù nell'aria cani. Aria cani? C'è un'aria cani qua? Sì, laggiù in fondo. E su di là invece? Su di là entri sopra dove sbuchi dal peralto, se tiri su di là. Ma figurati! Questa qua sbuchi in quella stradina, nella curva. Sì. Ho capito dove sbuchi di là. Ma pensa. Però sono sempre chiesto io quella cosa là. E invece qua sotto giri. Va bene, c'ho cazzo qua poi però, l'ho preso nel culo, andiamo via. Allora ragazzi. Primo posto, fake, fasullo. Quindi, skippiamo e andiamo al prossimo posto. E adesso ragazzi, mannaggia a me, invece di andarmene a casa, che era meglio, ve lo assicuro, era meglio perché la giornata non prometteva bene, il tempo era una merda, faceva freddissimo raga, ve lo giuro, io non so che cazzo di freddo c'era ieri, ma anche oggi è una cosa assurda. Comunque sì, abbiamo deciso di fare un giro su per il monte, vicino a Monte Sperone, perché l'altro giorno, settimana scorsa, quando abbiamo fatto l'esplorazione di Monte Sperone, vi lascio il link in descrizione se non l'avete visto, ragazzi, a scendere abbiamo trovato una sorta di galleria nel monte, ok? In una curva. Quindi ci siamo preimpostati che oggi, cioè ieri ragazzi, sto editando il video di lunedì, praticamente lo farò uscire anche in giornata, e quindi abbiamo deciso di andare in questo grottino. Il fatto è stato questo, ci siamo andati senza le scarpe, cioè non è che non avevamo scalzi raga, non avevamo i scarponcini, non avevamo guanti, eravamo minchia giacca e jeans, cioè non bisogna andare a fare queste cose in quella maniera, infatti ne ho pagato le conseguenze. Non siamo riusciti a fare un video ragazzi, perché veramente è stata una cosa istantanea, non abbiamo neanche avuto il tempo di registrare, abbiamo solo fatto un pezzo di video ragazzi domenica scorsa, quando nel scendere da Sperone abbiamo visto questa grotta. Quindi vi faccio vedere praticamente dove è successo e poi vi spiego cosa è successo. Quindi per farvela breve, come forse avete già notato dall'inizio del video ragazzi, io non lo posso sapere, ma qua abbiamo questi. Cosa vuol dire ragazzi? Mi sono fracassato una caviglia. Fracassato una caviglia. Ok ragazzi, sono le precisamente, non lo so cosa sono. Allora ragazzi, è mezzanotte, la situazione è così, è veramente un delirio. A questo punto ragazzi vedremo come si prospetta la nottata e nel caso ce ne andremo in ospedale. Via giorno. Sbadabam. Buongiorno, sono circa le 12 e la situazione non è delle migliori, però pensavo peggio ragazzi. La situazione in questo momento è così, gamba completamente dilaniata ragazzi, farò vedere anche magari qualche immaginina di come è ridotta sotto la fascia. Effettivamente ce la siamo slogata. Allora, Savix è una testa di cazzo. Ora non c'ho voglia di tirare fuori i documenti, raga, ma io mi sono rotto 2 volte il polso sinistro, 3 volte il polso destro, 3 volte la caviglia sinistra e, ahimè, 2 volte la caviglia destra.
Quindi io aggiungerei adesso la terza volta la caviglia destra, ragazzi. Infatti sono tutto fasciato. Ma il problema è successo qui, proprio da stupidi, raga. È successo da stupidi. Cosa ho fatto? Sono entrato di corsa dentro al grottino, ok? Volevo andare a vedere un attimo se c'era luce, se non c'era luce, come si vedeva. Allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa per prendere la action cam e la torcia, raga. Ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta perché sono uscito di corsa, ho appoggiato il piede male su una pietra di merda e mi ci sono ammazzato, raga. E mi sono fracassato tutto. Comunque sia, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, raga. E alla prossima, appena mi rimetto, ricontinuiamo con la serie. Bella, raga. Shbadabam.